Esatto, quel giorno quello che è avvenuto di fatto è l'applicazione di una metodologia di lavoro che ho imparato in specialità, che mi hanno aiutato a far propria i miei colleghi più anziani di Rodi, e che è quella di dare ad ogni paziente le massime chance diagnostico-terapeutiche. In quel momento la possibilità che si trattasse di una polmonite causata da coronavirus era, a mio avviso, una possibilità remota ma comunque concreta, e quindi ho voluto andare a fondo di questa ipotesi diagnostica, nonostante non fosse, per quelle che erano le nostre conoscenze attuali, questo paziente non fosse ritenuto a rischio di coronavirus. Per cui di fatto quello che è successo è stato il mettere al centro il paziente, al centro della pratica clinica, e quindi perseguire un'idea diagnostica che, nel caso in cui fosse risultata positiva, avrebbe avuto un grandissimo impatto non solo per il mio paziente ma anche poi per tutta la comunità. Avere a che fare col primo caso di un potenziale virus pandemico comporta anche delle difficoltà di natura di riservatezza, o insomma, come ha gestito quei momenti? È stata sicuramente una situazione molto, molto forte, molto stressante, perché appunto unita alla gestione clinica di un paziente comunque giovane e con una funzionalità respiratoria gravemente compromessa, quindi un'intensità che richiedeva un'intensità di cura massimale, ho dovuto unire ovviamente tutto l'aspetto gestionale, burocratico, che comunque impatta tantissimo il nostro lavoro in generale e a maggior ragione in un frangente del genere, quindi ho dovuto gestire anche tutto questo aspetto organizzativo, gestionale e di relazioni con la direzione sanitaria, con i miei colleghi di Lodi e poi con l'ATS Milano e Lombardia, quindi una grande pressione. Dopo un anno, quali sono le cose che sono cambiate più radicalmente, oltre a un'attenzione maggiore ovviamente? È cambiato molto, nel senso che mentre prima, diciamo, nella fase iniziale ovviamente noi siamo stati invasi dal coronavirus e dai pazienti che avevano sostanzialmente questa tipologia di patologia, questa tipologia di malattia, quindi siamo diventati quasi quasi completamente un ospedale che curava il Covid, no? Quindi erano tutti i pazienti ad avere più o meno la stessa patologia, ed è rimasta una piccolissima parte per l'emergenza. Adesso invece, diciamo, il nostro ruolo principale è quello di continuare a garantire l'assistenza, che è ovviamente migliorata in corso di quest'anno per quelli che sono i pazienti Covid, ma nel frattempo abbiamo l'obbligo di continuare a curare anche tutte quelle che sono le altre patologie che purtroppo non si sono fermate. Ecco. Sicuramente è quello che la convivenza con il coronavirus rimarrà ancora almeno per un altro anno. Adesso e per il futuro noi dobbiamo essere in grado di dare delle risposte a tutti i pazienti, non solo quelli con il coronavirus, e quindi mantenere dei percorsi quanto più possibile separati per evitare quelle che sono le infezioni intraospedaliere, dando allo stesso tempo la possibilità di cura a pazienti oncologici, rete dell'infarto, rete dell'ictus ischemico, tutte quelle che sono la normalità.